Quali, insomma? Allora, non da me direttamente, nel senso che io di dialetto comasco lo so poco, pochissimo, perché la mia famiglia, anche la mia famiglia non è comasca, anzi io sono una specie di, come dire, cioè il mio papà è nato a Como, ma i suoi sono romagnoli. In casa mia si parlava più dialetto romagnolo, quindi con i bachi, sì. E mia mamma era milanese, cittadina, rigorosamente cittadina, quindi il baco secondo me non l'ha neanche mai visto. Il mio nonno materno veniva dal Piemonte, la mia nonna materna dal Trentino, quindi anche lì di bachi zero. E quindi non sono io, però la prossima volta vi porto, ci sono evidentemente, tanto perché sulle componenti tradizionali proprio. Del lavoro tessile si è scritto molto, si è ragionato molto perché sono un aspetto fondamentale. Poi appunto alcuni di questi termini sono dialettali ma quasi come dire universali, tipo cavalè, anche qui, i cavalè, però per esempio nella nostra zona i bachi da seta si chiamavano più spesso bigat. La mia suocera che è di Como da praticamente da tutte le generazioni che l'hanno preceduta ed è un vocabolario Ecco, chiamo la suocera. evidente. E quindi eventualmente posso magari portarla no, però chiedere Ah, ce ne sicuramente. sono tantissime. Ah Poi. beh, scusi, io volevo chiedere se fosse possibile avere quelle 3 pagine che ha letto all'inizio e il censimento degli opifici. No, il censimento degli opifici devo fare la fotocopia perché Sì, questa è l'unica comprando, fotocopia. no, No, le altre sono qui perché anche la le settimana prossima, cioè se ne possiamo tenere. Siccome queste classi sono abituate a fare dei lavori di gruppo, di ricerca, anche in modo molto approfondito e creativo, nel senso cominciano e poi non sanno quello che trovano, stavamo cercando di capire se ci sono argomenti nuovi dei quali occuparci a livello di approfondimento per le discipline. Posso sperare davvero? Cioè, quello degli uffici in particolare, grazie. Quello del censimento lo faccio, non ho pensato di A farle. partire da questi incontri per fare lavorare di voi in classe, pensavamo, adesso parlo la terza perché la quarta ormai addirittura da prima, però un lavoro rispetto a quello che ci stavamo dicendo prima, forse avrebbe più senso, perché possiamo poi andare anche in biblioteca assieme a reperire il materiale se ho già un po' così imparato a usare la biblioteca. Sia lavorare sul contrabbando, quindi come è cambiata la visione giuridica ed economica e cosa il contrabbando ha cambiato, sia appunto sulle diverse. Mi piaceva molto il lavoro delle bambine, così come da analizzare da un punto di vista forse più pertinente a quello che stiamo facendo. E per dare anche continuità al lavoro potrebbe essere Allora, sicuramente una ci parte sono una serie di fondamentale. possibilità di ricerca, io oggi ovviamente ho No, solo. dicevo. Prendere questo come spunto Allora, e poi per farlo fino alla esempio, fine dell'anno. questo che è Ozzate Comasco da Borgo Rurale a Città ha un intero capitolo proprio su quello che vi ho detto io, alcune delle informazioni che vi ho raccontato le ho prese da qui, peraltro scritto da alcune persone che io conosco molto bene. Da Roberta Cairoli, da Maria Angela Sempio, queste sono quelle che conosco meglio, da Giorgio Castiglioni, quindi Lo troviamo adesso. questo è il mio ma magari potete anche chiederlo al comune che me ne regali una copia. Così come questo, che invece è uno dei volumi celebrativi della Boselli, ma questo è quello dei 100 anni. 1998, però l'hanno fatto anche per gli 80 e anche per i 50. Questo qui per esempio, oltre ad avere molte immagini che poi la prossima volta in parte vi farò vedere, ha un'introduzione diciamo così storica di Mario Mascetti, che è uno degli studiosi locali che si è occupato di più. Curiosamente non ha scritto nulla sulla storia di Olgiate. Io quando ho detto sì certo, ho anche detto però bisognerebbe sentire Mascetti. Ho detto che poi lo leggo, invece non c'è quasi nulla, perché Noi abbiamo. evidentemente prima o poi produrrà un'enciclopedia intera sulla storia di Olgiate. Per esempio, questo è un libretto che abbiamo pubblicato noi qualche anno fa, appunto del Mario Mascetti, sul Mugnaio, che parla molto della faroppia,
ovviamente, perché lui è di qui, e qui ci sono per esempio delle cose sul dialetto, sul, però del mugnaio. Il mugnaio, è facile, Mario Mascetti, il mugnaio. Questo l'aveva pubblicato a suo tempo, l'avevamo pubblicato noi in collaborazione con l'amministrazione provinciale di Como, quando ancora l'amministrazione provinciale non solo esisteva, ma aveva una politica culturale. Poi ce la siamo giocata completamente, l'una e l'altra. Ma per esempio sui mulini c'è questo libro, secondo me molto bello, in parte in italiano e in parte in francese, si intitola I mulini nell'Europa medievale, dove si capisce davvero l'importanza del mulino. Questa è una cosa che io ho studiato parecchi anni fa, quando mi sono occupato dei mulini di Nesso, per cui perché poi i mulini cambiano, ma insomma sono un po' sempre la stessa cosa. L'altra cosa che vi consiglio di a cui consiglio di dare un'occhiata, ancorché mi scuseranno le docenti, ancorché esso è una palla micidiale, è questo volume edito dalla Camera di Commercio di Como alla fine del Novecento, che si intitola, ha un sopratitolo che è Annali dell'economia comasca, ha un titolo che si chiama Da un sistema agricolo a un sistema industriale, il comasco dal 700 al 900, e poi ha un titolo per ogni volume. È piuttosto complicato, sono 5, forse 6 volumi. È una, non c'è neanche una figura, non c'è neanche uno scrivino, sono solo parole. Però è una palla micidiale, però è un lavoro veramente molto serio. Qui per esempio ci sono alcune delle cose sull'agricoltura anche di questa zona, che io oggi ho sintetizzato molto alla buona e che invece sono molto interessanti. Siccome l'agricoltura per esempio è considerata, come dire, un dato di fatto, è studiata molto poco in questa zona, e invece bisognerebbe riuscire a capire come funzionano alcune cose. Per esempio non si sa tanto bene quali sono i prodotti principali, anche perché anche qui c'è una situazione di equilibrio. Da una parte quello che ho detto prima, e cioè che nessuna realtà è veramente votata all'autoconsumo, è vera, perché io non posso, anzi sapete che uno dei grandi problemi sanitari dell'Italia pre-industriale, pre-commerciale mi verrebbe da dire, è quella della pellagra, cioè una malattia che deriva dal fatto che si mangia quasi esclusivamente derivati da carne di porco. Allora, questa perché? Perché derivati da grano turco, da mais. Perché i contadini si cibavano prevalentemente di grano turco? Primo, perché si coltivava abbastanza facilmente, ma secondo perché il grano turco era considerato povero e quindi escluso dai canoni del padrone del campo. Quindi lo coltivavo e restava a me, e quindi lo usavo. E infatti la gente si ammalava. Allora, in realtà, al di là di queste cose, questo per esempio del grano turco, del Kowloon, che si chiama la nostra zona, su perché si chiami Kowloon, sono stati scritti fiumi di inchiostro, quasi tutti a vanvera, secondo il mio modestissimo parere, ma non fa nulla. A parte il Kowloon, noi non sappiamo che cosa coltivavano i contadini. Cioè, qual era la... Perché, per esempio, voi sapete che una delle fonti principali per capire queste cose è il censimento, ovvero il catasto della prima epoca austriaca, quello che passa sotto il nome di catasto teresiano. L'avete mai sentito? Sì. Che in realtà bisognerebbe chiamare catasto di Carlo VI, perché è stato Carlo VI a impiantarlo. Poi l'ha finito Maria Teresa ad Asburgo e va bene che per una volta il nome sia dato a una donna invece che a un uomo, ma in realtà è il catasto di Carlo VI. Il catasto di Carlo VI mette le coltivazioni. Se voi andate a vedere
il censimento del comune, diciamo così, del comune di Oggiate, voi trovate campo per campo che cosa, qual era la coltivazione prevalente? Certo, ma prevalente. Allora, che cosa succedeva intorno? Se poi andate a vedere, per esempio, gli atti notarili, cioè gli inventari, quando per esempio uno vendeva a il proprio possedimento agricolo a un altro, allora lì invece ci sono delle indicazioni molto più precise. E allora lì capite spesso che c'è uno sforzo di essere autosufficienti. Questa cosa si vede benissimo per esempio negli alberi da frutto. Allora qui nessuno aveva i frutteti, cioè non siamo in Trentino o in Valtellina dove si coltivano le mele, qualche secolo fa neanche tanto lì, però insomma adesso voi andate in Trentino, mele a perdita d'occhio, voi guardate i documenti del 7 dell'800 in queste zone, in tutta la zona di Como. Io ricordo un bellissimo documento della vendita di un grande possedimento agricolo, di un grande terreno a Villa Guardia, quindi poco lontano da qui, in cui voi trovate coppie di tutti gli alberi da frutto del mondo, due ciliegie, due mele, due pere, due prugne, due pesche, eccetera eccetera. C'erano i grandi collezionisti e che amavano la varietà del mangiare, evidente. Poi questo se ne cucava sempre il padrone, quasi mai il contadino. Però questa cosa è estremamente interessante. Per esempio, fare capire come funzionano queste cose sarebbe, secondo me, oltre che molto interessante, anche veramente centrale per capire come funzionava il territorio.